Questo è sempre un posto molto molto carino, guarda che panorama da questa posizione. Dopo dovrò scendere e andare fin giù all'interno della valle lì, dove probabilmente avrò, se la temperatura sarà un po' più bassa, e vediamo se c'è un po' d'acqua nel canyon. Già si cominciano a vedere le prime punte degli alberi che cominciano a diventare gialle. L'autunno sta per entrare con tutto il suo splendore. In realtà io vi ho già portato qui, ancora in pre-Covid, e ci sono dei video, c'è un video, magari lo linkerò qui da qualche parte, dove vi avevo portato qui in un altro orario, a dire il vero, un orario più meridiano, e oggi vediamo se riesco a far qualche foto un po' differente. Acqua ce n'è. Non c'era acqua fino a poco tempo fa, quindi un po' è migliorata la situazione con le piogge. Proverò magari a scendere lì. Bene, bene. Via, iniziamo. Inizio prima con una perlustrazione del posto per capire qual è la zona, il punto migliore dal quale fare la foto. Direi che posso iniziare da questo punto, faccio alcuni test. Luce che arriva da dietro, e proviamo a vedere un po'. C'è luce molto forte, quindi andrò a realizzare un HDR. Iniziamo. In questa situazione, per riuscire a catturare tutte le sfumature, andrò a fare un HDR. L'HDR vado a farlo impostando la macchina in bracketing, quindi con tre scatti, e vado poi ad unire tutti questi in post produzione, ma lo vedremo con una lezione dedicata. Come punto di inquadratura, cercando i varie posizioni, una interessante è questa, tenendo la camera molto bassa in modo da avere un primo piano molto interessante della roccia qui che ho davanti. Se tengo il grandangolo troppo largo, mi prende dei pezzi di roccia in più che non ci stanno bene, quindi vado a stringere un pochino per farla in sostanza sparire. Ed inizio, vado ad impostare lo scatto con il touch sulla fotocamera in modo tale che tocco dove voglio mettere a fuoco e fa la serie di tre scatti. In questa occasione vado anche a giocare un po' con un bracketing per quanto riguarda la messa a fuoco, quindi un focus stacking anche. Se vedo dopo in post che l'immagine con il diaframma che ho utilizzato comunque viene abbastanza nitida, non andrò a fondere un focus stacking, altrimenti ho gli scatti a disposizione in caso di necessità. Ora farò una perlustrazione nella parte più interna, che è in ombra, che potrebbe anche venire meglio dal punto di vista luminoso, perché adesso c'è della luce molto dura, non è un orario ideale, a dire il vero sono venuto a fare una perlustrazione oggi per un altro tipo di lavoro che dovrò fare più avanti, e con l'occasione ho pensato di fare questo video. Quindi vedi anche un po' di backstage di quello che sarà uno dei prossimi prodotti che andrò a realizzare. Ad ogni modo, adesso mi sposto nella parte più interna in ombra, che dovrebbe essere più favorevole per una serie di scatti, perché non c'è questa luce intensa, forte, che va ad illuminare tutto e andrà ad illuminare tutto. Allora, qui abbiamo una bella prospettiva, molto interessante anche questa. Andiamo a vedere un po' cosa mi dà la fotocamera. Non si vede nulla, stiamo in bolla, più indietro, più stretto. Devo stringere, quindi mi porterò un po' più vicino. Stiamo attenti che il treppiede non cada, quindi vado a regolare le gambe dietro. Ok, bello, bellino. Anche qui devo andare di bracketing perché c'è una zona che si sta illuminando molto dal sole, quindi preferisco avere una serie di scatti con esposizioni differenti. Apertura del diaframma, ok. Devo alzare gli ISO un pochino, credo che 400 possa andare bene. Ed iniziamo, tre scatti, iniziamo con il primo, secondo, terzo, perfetto. Controllo, preferisco controllare dall'oculare. Ecco lì, ad esempio, l'immagine è quella con
più scura che dovrebbe essere più scura dei tre, non era sufficientemente scura, quindi devo andare un po' di sottoesposizione, almeno uno stop in sottoesposizione e via, si ricomincia. Ho fatto la verifica, sempre verificare gli scatti realizzati, specie in queste condizioni dove non si vede bene dallo schermo come sono venuti fuori, quindi controllo dal mirino con l'oculare se l'esposizione è corretta sia nelle ombre sia nelle luci. Scatto altamente improbabile perché luminosità estremamente sbagliata, però voglio vedere cosa riesco a ottenere con un buon editing, quindi anche qui immagini un po' sottoesposte decisamente e vado a fare l'HDR più focus stacking con scatto touch, quindi tocco dove voglio ed ottengo gli scatti. Altra serie, controllo. Bene, dovrei aver tutto perché con lo scatto quello più scuro riesco a recuperare tutti i dettagli sulle zone luminose, da vedere dopo quant'è lo stacco. Io lavoro su uno stacco di uno stop, anzi due stop scusa, e vediamo dopo che succede. E adesso uno dei contesti probabilmente più belli di questa location da fotografare. Abbiamo qui veramente una cosa incredibile. E anche qui vado a lavorare di HDR perché c'è un po' di luminosità lì, però è decisamente più smorzata come luce rispetto all'altro contesto. Quindi via con gli scatti e vediamo i risultati. Vado a testare vari tipi di inquadratura, quindi un po' più in basso, un po' più in alto. Qui sono con il grandangolo veramente al massimo, 14 mm su full frame, perché voglio proprio prendere tutti gli elementi e sono curioso di vedere poi a casa il risultato. Un paio di volte l'anno vengo qui a fare un po' di foto, rimango sempre veramente impressionato da cosa riesce a fare la natura. Spettacolo!